Ci aspettavamo una catastrofe, ma è anche peggio. La tua immagine ucciderebbe il nostro programma per i bambini. A meno che non ti troviamo una co-conduttrice che è amata da tutti. Tutta la stampa si è innamorata di Monica, sei ovunque. E io? Ah, e tu? Fratello, ormai hai chiuso. Prova a pensare a tutto questo come a un nuovo inizio. Oddio! Ho già detto ai produttori che ho bisogno di una vera insegnante. Lo faccio io. No, no, mi dispiace, cara, ma la tua faccia starebbe meglio alla radio. C'è qualcosa che devo sapere? Diventerai di nuovo Claudia? No, questa volta vogliono Monica. Hanno scelto bene, direi. Non hai nulla di cui preoccuparti. Certo, Rafa è solo famoso, sicuro di sé, bello. E che altro? Devi dirmelo tu. Tu sei unico per me. Un passaggio? Grazie, non serve. Davvero? Ne sei sicura? Come puoi vedere, è tutto sotto controllo. Sì, lo vedo. Wow! Vedo che stai lavorando a sodo. Ero in studio, è stata lunga. Mi sono reso conto di quanto ti assorba il tuo lavoro. Grazie. Eccellente. Niente vende come una bella storia d'amore. Non capisco, che vuoi dire? Sei tu quello del mondo dello spettacolo. Così, perfetto. Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di nuovo. Monica,